c'è aggressività, c'è prepotenza, difficoltoso anche stare tutti sulla stessa strada. Disattenzione, ma anche fretta, distrazione e tanta aggressività. Le città stanno diventando un pericolo per pedoni e ciclisti, incidenti che si contano ogni giorno, tanti quelli mortali. Questo modello di mobilità genera costi ambientali insostenibili ed espone gli utenti deboli della strada a pericoli inaccettabili. Soltanto a Milano, nell'anno in corso, si sono già registrate 5 vittime sulle due ruote e un morto al mese tra i pedoni. Ma anche a Roma e nelle altre metropoli la strage sulle strade non si ferma, la circolazione va ripensata, dicono gli esperti. Strade oggi congestionate, il ritaglio ossessivo di parcheggi. È aumentato sicuramente il traffico dopo la pandemia. E poi c'è troppa distrazione, magari con un telefonino al volante o anche in mano, mentre si cammina. Non si guarda neanche più dove si va, ma si guarda allo schermo. Più isole pedonali è l'indicazione e quartieri con limite a 30 km l'ora o meno. È il consiglio degli addetti ai lavori. Anche all'estero è molto più diffuso che in Italia il limite dei 30 km all'ora, in certi casi anche 15. E a Milano da ottobre diventa obbligatorio per i camion il sensore che avverte la presenza di ciclisti nei cosiddetti angoli ciechi, ma nelle grandi città non basta, correre meno per muoversi tutti è la ricetta degli esperti. Andando più piano si limitano i rischi degli incidenti.